Amici carissimi di Nato Cazzurra e Meteo Brollo, un buongiorno a tutti. Dunque, una modesta perturbazione atlantica innescherà un piccolo cambiamento nelle condizioni climatiche del nostro paese, ma sostanzialmente interromperà questa anomalia termica che da più giorni sta imperversando su buona parte dell'Italia e naturalmente anche da noi. Ma non sarà in grado questa perturbazione di interrompere definitivamente e riportare temperature sotto media come normalmente dovremmo avere questo periodo dell'anno. Quindi oggi, 1° marzo, naturalmente comincia la primavera meteorologica e comincia con una modesta perturbazione in transito che abbasserà i geopotenziali di questo anticiclone subtropicale, riportando un clima spesso uggioso, molto nuvoloso, che potrebbe, specialmente sulle zone del nord-est, dare luogo a qualche episodio piovoso durante il pomeriggio. Gran poca cosa, devo dire, ma quel tanto che basta per riportare le temperature, diciamo, più o meno nella norma, tra gli 11 e i 12 gradi. Una situazione così dovrebbe rimanere almeno fino a questa sera, domani mattina. Successivamente il fronte si sposterà in maniera molto veloce verso Sud Italia, riportando condizioni anticicloniche sulla nostra regione e riportando quindi un sabato e una domenica sostanzialmente positive, con temperature un pochino più basse di oggi. Ma attenzione, perché potrebbero ripresentarsi delle nebbie nottetempo nel primo del mattino, proprio per il fatto che avremo anche delle inversioni termiche piuttosto forti. Quindi continua una situazione di anomalia, diciamo, altopressoria, anche se funestata naturalmente nella giornata odierna da questo passaggio, diciamo, un pochino instabile. Grosso modo, alcune novità sembrano intravedersi nella prossima settimana. Molto probabilmente sarà lunedì la giornata dove questo rompicapo potrebbe dare luogo appunto a un piccolo cambiamento di scena, ma staremo a vedere e ne riparleremo domani. Con questo vi auguro un sereno venerdì e buona giornata a tutti. Ma vi ricordo, pollicciate, commentate, ma soprattutto iscrivetevi!